erano diversi, quindi. No, normalmente però si dice che non si devono dire, no? Perché altrimenti poi diventano inefficaci. Provo a dirne qualcuno. La prima cosa che faccio appena arrivo allo stadio, saluto quando si apre il cancello, i cancelli entro con la macchina, saluto le persone che sono fuori, poi dopodiché vado direttamente in nello spogliatoio, la porta accanto dove c'è il mister, facciamo una chiacchierata di 5-10 minuti, poi lo saluto e scendo rigorosamente dalla scala sinistra, quella della squadra di casa, del Lecce, e lo stesso faccio quando salgo il sottopassaggio, sempre a sinistra. C'è qualcuno che lo fa a destra, manteniamo la stessa cosa sistematicamente, poi si aspettano i giocatori che escono dal terreno di gioco, si batte il 5 a tutti quanti, poi si rientra rigorosamente dopo l'ultimo calciatore e l'ultimo componente dello staff e poi a seconda di come vanno le partite poi o prendo l'ascensore oppure faccio la scala della tribuna per accedere poi al settore. La verità non le seguo più, le seguivo quando ero ragazzo, oggi non le seguo più. Quando vedo qualcosa con mia figlia la sera, quando sono a Lecce, su Netflix, vedo che l'ultima che ho visto con lei qualche tempo fa è stato Il Piccolo Principe, che adesso su Netflix è una serie che fanno e a me piace molto. Ma anche un sogno con 10 milioni di euro, ma non lo so, per 10 milioni di euro, ma se una domanda è talmente fuori dalla realtà che faccio fatica, ma a me piace moltissimo Icardi. Però 10 milioni non bastano, quindi con 10 milioni bisognerebbe accontentarsi di qualcosa di meno. No, non ho un nome in particolare. No, si parla del più del meno, non si parla di aspetto tattico, si parla veramente di altre cose, così stemperiamo un po' la tensione. E poi così ci si dà in bocca al lupo e via, niente di particolare veramente. Ma sotto l'albero i tifosi troveranno un Lecce diverso probabilmente rispetto a quello che si aspettavano in questo campionato. Mi auguro che si possa trovare una posizione di classifica molto vicina a quella attuale e poi per coloro i quali magari non ho avuto la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento quest'estate, magari trovare qualche formula che possa consentire loro di poter, con un prezzo un po' più basso, magari garantirsi, acquisire il diritto a vedere le partite del Lecce. Sicuramente so cosa troveranno a brevissimo gli abbonati sotto l'albero, ed è quella bellissima felpa che praticamente arriverà, se non erro, intorno al 20 di dicembre, comunque lo comunicheremo, 20-21 dicembre, quella bellissima felpa double fast che nella prima volta nella storia del Lecce è stata regalata a tutti i 7.000 abbonati, che ripeto è sia giallorossa per quanto riguarda chi la vuole indossare durante la partita, è un blue fashion per quanto riguarda poi coloro i quali vogliono utilizzarla anche come passeggio. Innanzitutto la critica è un diritto, io dico che la critica se costruttiva, se serve, perché comunque il Padre Eterno ci ha dato due orecchie e una bocca, questo significa che la capacità d'ascolto mediamente dovrebbe essere almeno doppia rispetto a quella relativa alla parola.
quindi noi ascoltiamo tutto e facciamo tesoro anche di quelle che possono essere critiche costruttive, e cerchiamo anche laddove condivise di metterci all'opera, partendo dal presupposto che solo chi fa può sbagliare, chi non fa non sbaglia per definizione. Le cose che feriscono di più, ma non soltanto me ma in genere la proprietà, sono quando senti dire che non volevi andare in Serie B. Cioè, voglio dire, quando tu metti dei soldi anche importanti, fai dei sacrifici enormi, sacrifichi a volte anche la professione per questi colori, per questa maglia, sentire che uno non vuole ottenere il risultato sportivo penso sia una cosa non solo gravissima ma addirittura fuori dal mondo. Perché la Serie A, innanzitutto, l'obiettivo ci siamo posto nel momento in cui abbiamo deciso di arrivare in Lecce. Noi abbiamo l'obbligo morale di riportare il Lecce nel calcio che conta. Il calcio che conta è la Serie A, la Serie B è il passaggio doveroso dalla Serie C. Purtroppo è vero che c'è stata la doppia retrocessione in un colpo solo, ma purtroppo la doppia promozione in un colpo solo in un anno è praticamente impossibile. Ci siamo dati un lasso di tempo più o meno giusto, ci siamo dati 3 anni come primo ciclo e 3 anni come secondo, perché Lecce, la maglia, i tifosi, la gente, la società, il club, la città meritano quel campionato, e quindi è quello a cui ambiamo, e dobbiamo avere la pazienza, la calma e anche l'organizzazione affinché questa cosa prima o poi avvenga, ma avvenga in maniera strutturale. Cioè, noi dobbiamo riuscire a arrivare in quel campionato con le spalle larghe, con delle fondamenta importanti, non per essere delle semplici comparse, ma per starci in maniera duratura. Quindi quando mi dici 20 anni, significa che probabilmente, se si dovesse verificare questo, avremmo raggiunto e centrato tutti quanti gli obiettivi. Sono epoche diverse, devo essere sincero. Iurlano è stato il presidente che mi ha portato allo stadio, cioè nel senso che io ho iniziato a seguire il Lecce da quando siamo andati in Serie. In realtà la prima partita è stata l'ultima del campionato di Serie C nel 75, quando siamo promossi, Lecce Sorrento 1-1, non lo dimenticherò mai. Però di Iurlano le ho viste tutte le partite, quindi da tutte le Serie B, la promozione in A, ero anche partecipe di quella promozione perché comunque mi divertivo a fare giornalismo con un'emittente locale radiofonica, e poi collaborando anche con Umberto Verri alle 7:30, devo fare io le interviste, quindi quel Lecce di Mazzone, Fascetti prima, Mazzone poi, cioè, l'ho seguito in casa, in trasferta, conosco praticamente tutto di quella squadra, di quelle squadre. Con Semeraro anche, perché comunque quella doppia promozione con Ventura e poi altre situazioni, altri campionati che comunque ci hanno quindi, ecco, se devo fare un ragionamento, dico Iurlano mi ha portato allo stadio e ci ha dato la Serie A e la visibilità per la prima volta. Semeraro ci ha consentito di essere conosciuti a livello nazionale e probabilmente anche internazionale, perché il Lecce di quegli anni ha fatto parlare anche bene, perché comunque abbiamo ottenuto risultati e posizionamenti importanti, abbiamo avuto giocatori di livello assoluto. I tesoro comunque bisogna dargli onore e merito, perché se non ci fossero stati loro probabilmente il Lecce non ci sarebbe più stato, e mi auguro che voi a qualcun altro farete la stessa domanda fra n anni, e speriamo che abbia un buon ricordo anche di noi. Normalmente giocavo a tennis e facevo sport, però purtroppo ho un infortunio al ginocchio e alla gamba, quindi dovevo operarmi. Appena mi opererò, se credo a gennaio, potrò riprendere a giocare tra un paio di mesi. Ho poco tempo libero, faccio un po' di palestra, faccio un po' di nuoto, ma mi piace stare con i miei figli quando ci sono, soprattutto con la piccolina, perché è quella che ha più bisogno in questo momento, quindi mi dedico un po' alla famiglia. Un viaggio mai fatto, penso all'Australia.
l'Australia perché così Sydney, Melbourne, li ho sempre visti da vedendo i tornei internazionali che si facevano, gli ATP, e comunque la vedo come un territorio, una nazione dove si vive bene, c'è poco stress, insomma è normalmente il desiderata, no? Cioè dicono che gli abitanti australiani sono quelli che vivono meglio. Se penso invece alla vita che sto facendo adesso, penso più a New York, sinceramente, che è una città un po' più incasinata e più complicata che c'è. No, io devo cucinare, sono una frana, quindi cioè, cosa mi piace mangiare, anzi è più facile dirti cosa non mi piace. Ci sono solo tre alimenti che detesto, che sono i finocchi cotti, le verze, e poi praticamente sono, adesso vi svelo una cosa, io quando vado ai ristoranti dico sempre che sono intollerante, quindi proprio che da 118, pepe verde, pepe rosa, cannella, ma non perché sono realmente intollerante, cioè non mi succede, ma proprio detesto il gusto, e quindi siccome certe volte mi prendono sotto gamba, quando mi prendevano sotto gamba quando dicevo questo, dico che sono intollerante, che mi devono chiamare il 118, e allora stanno talmente attenti che non capita più.